Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Crisis e parliamo del piano B23. Piano B23 che vede come nostro avversario Leviathan, quindi un avversario che comunque già conosciamo e già sappiamo in un certo senso counterare. Questo è il setup che ho utilizzato questa volta, che è un po' diverso rispetto a quello che ho utilizzato la prima volta che affrontai Leviathan, anche perché giocando con due DPS posso effettivamente variare un pochettino la mia strategia di attacco. Infatti, come potete vedere, ho praticamente Cloud, che in questo caso ha una Murasame come arma principale e una Bandage Sword come arma secondaria per permettermi di effettuare danni fisici di tipo tuono e allo stesso tempo la difesa magica più 3, che è quella che mi serve fondamentalmente in questo stage. Difesa magica di 138, che comunque è abbastanza sufficiente, soprattutto col fatto che appunto lui può alzare subito la mia difesa più 3 e quindi non c'è grosso problema. Le materie, ovviamente, utilizzatele sempre per aumentare gli HP, l'attacco fisico, difesa magica. Cercate di aumentare un po' la statistica in cui siete più carenti. Abilità che faccio vedere con attacco fisico maxato, boost lightning di livello 6 soltanto, e queste invece sono le mie sub-weapon che mi consentono di avere appunto attacco fisico e danno tuono con la spada di Matt, il fucile di Lucia di Leviathan che mi permette di avere water resistance, e poi l'arma free to play, l'ascia free to play di Glenn del primo evento estivo di quest'anno, cioè dell'anno scorso anzi, che mi consente di avere sia HP che difesa magica e quindi avere la possibilità comunque di potermi proteggere un pochettino. Per quanto riguarda Red, invece, le sub-weapon sono l'ombrello di Zac, che mi consentono di avere sempre HP e difesa magica, la Core Defender, che mi consente di, appunto, di avere, se non mi ricordo male, Water Resistance, addirittura anche quella dava Water Resistance, ma comunque ora lo vedremo sotto nelle varie statistiche, e poi la Stream Saber di Cloud, che ci consente comunque di avere attacco fisico aumentato per tutti, dato che questo team per l'appunto è un team fisico. Mi dava, oddio, sì, forse mi dava Water Resistance. Quindi va bene anche Water Resistance. E poi, ovviamente, come sempre, materie che mi servono solo ed esclusivamente per incrementare le stats. Sto utilizzando il Seaside Collar come arma secondaria per abbassare la debolezza al tuono e il Silver, se non sbaglio, come primo perché possiede praticamente la cura All, che è un collare ottimo per Red. Qualora si voglia utilizzare appunto come healer piuttosto che utilizzare il Platinum che dà regen, che può essere comodo in certe situazioni, però se non si ha tanto healing, meglio avere una cura diretta piuttosto che avere un regen molto molto scarso che non vi cura praticamente niente. Zac invece equipaggiato con la Zinogre e la Twinkling Star, Zinogre soltanto overboost 2, tra l'altro costume però dello Zinogre che ho pullato nella collab di Monster Hunter, Twinkling Star che mi consente di abbassare la difesa fisica e l'attacco magico contemporaneamente, il che è ottimo. Tutte materie che mi servono per boostare la difesa magica. E come potete vedere, ho un boost fisico addirittura di livello 5, non sono riuscito a portarlo neanche così in alto. Boost di livello tuono di livello 4, quindi qui diciamo che la debolezza tuono è fondamentale in questo caso. E poi praticamente come sub-weapon abbiamo la Shock Buster di Glenn per avere attacco e boost tuono, la Ceremonial che mi consente di avere appunto attacco fisico e abilità fisica, e poi lo scettro di Ramu che mi consente di avere resistenza water per quanto riguarda ovviamente Zac e anche gli HP, se non mi ricordo male, o difesa magica. Il combattimento, ragazzi, non c'è molto da dire. Il combattimento è sia in termini di potenza, sia in termini di tutto, penso che sia comunque una buona via di mezzo tra la X1 e la X2. Quindi, se avete avuto modo comunque di affrontare già X1 ed X2 di Leviathan, sicuramente non dovreste avere grossi problemi.
Io inizialmente non ricordavo effettivamente le rotazioni perché era da un po' che non affrontavo Leviathan, però nel momento in cui ho riguardato un po' come funzionava il tutto, sono riuscito tranquillamente a gestire la situazione. Fate lo switch manuale, io sto giocando in auto, ovviamente come sempre, perché vi ho detto che ho tutti questi livelli, li sto giocando in auto proprio per aiutare tutti, anche quelli che giocano in auto. Cercate di ricordarvi soltanto lo switch quando Leviathan vi fa l'attacco diretto sul single target, perché quello potrebbe farvi male se rimanete in stanza offensiva. Quindi almeno quello, passate in stanza difensiva da soli, subite il danno e poi successivamente continuate a, diciamo, a combattere come avete sempre fatto. Cloud che alza le difese magiche, siamo praticamente in comando totale. Leviathan ha anche l'attacco magico abbassato, quindi possiamo tranquillamente subire l'attacco. Non mi ha levato praticamente nulla, nonostante la mia poca difesa magica. E ora qui fase a sigilli che già sappiamo come funziona, ovvero colui che farà ogni tot del danno man mano che giustamente girerà tondo e ci farà danno, però noi abbiamo comunque la resistenza acqua, la difesa magica e quindi subiamo comunque meno danni rispetto a quelli che effettivamente potremmo subire in un qualsiasi stage. Quindi ci concentriamo tranquillamente solo sullo spaccamento dei sigilli. Tra l'altro Cloud, se non mi ricordo male, aveva anche il boost per quanto riguardava i sigilli. Grazie alla Murasame aveva il sigillo triangolare. Zack, se non sbaglio, invece aveva quello circolare, quindi, scusatemi, quello a X. Quindi di conseguenza siamo praticamente a cavallo. Buttiamo giù tutti quanti i sigilli. Con Red, ovviamente, se vi interessa una minima cura, basta che switchate in difesa e Red vi curerà automaticamente se avrà 5 barre ATB. Dopodiché siamo praticamente, sì, infatti Zack aveva il sigillo X, siamo praticamente in chiusura. Qui andiamo a chiudere praticamente la fase a sigilli e iniziamo di nuovo a fare danni, quindi riabbassiamo di nuovo la debolezza tuono, riabbassiamo l'attacco magico, riabbassiamo la debolezza fisica, eccetera eccetera. Quindi si ricomincia nello stesso identico modo. Qui con Red ho fatto un po' di, vedete, ho fatto un po' di debuff e ora, come sempre, cancello le animazioni proprio per le limit, cioè facendo le limit cerco di cancellare le animazioni. Nella X2, se vi ricordate bene, abbiamo utilizzato le limit di livello 3 perché si ricaricavano prima. Qui invece non c'è bisogno perché i danni che facciamo sono comunque tanti, quindi siamo abbastanza tranquilli per quanto riguarda anche il caricamento delle animazioni. Vi ho detto appunto che questa è una difficoltà praticamente cioè è una via di mezzo tra X1 ed X2. Quindi non avete comunque nessun tipo di problema. E ricominciamo con la fase di nuovo di Milestorm, quindi cerchiamo di togliere subito tutta la barra. Con Zack e con Cloud non abbiamo grossi problemi. Altra fase a sigillo, seconda fase a sigillo, la buttiamo giù e andiamo avanti. Questo è un combattimento che, ripeto, ormai conosciamo, quindi basta comunque ricordarsi un attimino cosa fare e vediamo un po', cioè sapete già effettivamente che cosa fare. Per chi non se lo ricordasse, c'è anche il video mio disponibile di Leviathan per appunto spiegare quella che era tutta la strategia. Qui invece faccio un piccolo switch manuale io perché avevo pochi HP, ricontinuo a curarmi, però diciamo che il focus principale qui è di nuovo abbassare l'attacco magico, abbassare la barra di Milestorm e cercare di portare a casa il risultato. Vedete, come potete vedere, abbiamo buttato giù tutto quanto, lui arriva al conteggio di 2. Ormai lui è praticamente KO, ormai manca veramente pochissimo. Qui stessa identica cosa, non ci facciamo abbassare la difesa magica con le limit. Stavolta le faccio tutte e due perché ormai è praticamente morto, quindi preferisco appunto rushare in questa fase, per così dire. Anche perché comunque Ramu fa un bel po' di danni, ormai gli HP sono quelli che sono e infatti adesso switcho
manualmente solo per evitare di sprecare ATB e quindi riuscire ad eliminare il nostro bel serpentello. Quindi battaglia questa qua in realtà molto semplice rispetto al B22 che è stato effettivamente un po' più fastidioso. Questa è stata una battaglia comunque molto più semplice. Detto questo, ragazzi, non c'è altro che io debba dirvi. Vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.